Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. La partita di oggi è tra Vittoria e Juventus. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. Benvenuti a questa semifinale. Vedremo quale delle due squadre avrà più energie e nervi sani per arrivare all'obiettivo della finale. Schieramento delle due squadre in campo. Secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Cuadrado, un calciatore che gioca a una velocità pazzesca, non ha paura di nulla e punta sempre l'uomo. È sempre interessante scoprire cosa fa quando ha il pallone tra i piedi, perché è imprevedibile. Ma senza dubbio. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Alexandro ha fatto buona guardia. Chiellini. Palla in avanti verso il compagno. Dunque, rimessa laterale. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Pjanic ha spazio per affondare. Può calciare la rete. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. E il suo bottino arriva a quota 7 gol. Subito gol. Ottimo passaggio, deve tirare. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Vuole la profondità. Al centro dell'area e il difensore respinge. Kirkes, ottima pressione la sua, palla recuperata. Alexandre, pallone morbido verso la fascia, cerca spazio e passa. Attenzione, in gioco, grande giocata di Higuain. Un 1-2 veramente da KO.
Higuain ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Yeah.
questa palla, l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Grazie.
e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Si avvicina alla porta. Alessandro. Lungo passaggio in avanti. È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. Beh, è normale marcarlo più stretto dopo che ha segnato. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare in rete. C'è un tiro. Beh, non è stato un gran tiro. Da lì poteva fare decisamente meglio. Ha mostrato grande reattività e riflessi, però non ha saputo capitalizzare l'occasione che si era creata. Barzagli. C'è la palla lunga in avanti. Prova un traversone dalla tre quarti. Cerca la fondo, palla a piedi. È un'occasione. Asamoah. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Marchisio con il cross. E conquista il pallone. Bella serie di passaggi. Higuain prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo e trova il compagno. Conclusione! È scattato con un tempismo perfetto. Cerca spazio. Occhio al tiro. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Beh, lui ci ha provato. Era una grande occasione per loro. Asamoah, di forza. Alessandro. Bogdan Stanku cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Pjanic, tocco morbido. C'è fallo. Forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Pjanic! Kyrgios. Provano a ripartire da dietro. Ancora 4 minuti da giocare. Barzagli. Bonucci. Pjanic ha già segnato 2 gol oggi. Prova a saltare al centrocampo. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Quadu Asamoah. Arriva Higuain. Non c'è più tempo, finisce qui. Adesso li aspetta un compito ovviamente molto difficile. A ritorno devono ovviamente vincere e giocheranno tra l'altro fuori casa. Una vera disfatta per loro. Avranno molto su cui riflettere nei prossimi giorni.